Ragazze, benvenute. Come promesso andremo a realizzare la rosa sottovetro e per realizzarla occorreranno un color nero, sia o semi o gel, che io ho già steso sulla mia tip, poi un bianco paint o comunque un bianco adatto per nail art, e sto utilizzando ultra white di Moda Unghie, e poi un colore che passeremo sulla nostra rosa e io sto utilizzando lo 097 di Oni Nails, che è un rosso, ma voi potete utilizzare qualsiasi colore volete. Quindi cominciamo. E allora, come vi ho già detto, ho già steso il mio nero sulla tip. Adesso con il nostro bianco andremo a realizzare i petali della rosa e sto utilizzando questo pennello a punta fine. Quindi partiamo e andiamo a disegnare i petali della nostra rosa. Io disegnerò la rosa sull'intera tip, voi se volete potete anche disegnare due rose o comunque a vostro piacimento. Allora, mentre ragazzi, se avete domande, io sono sempre a vostra disposizione. Potete anche decidere comunque di non fare la rosa per tutta l'unghia, comunque per tutta la tip, ma anche più piccola. Comunque dico, siete voi a deciderlo. Scusate ragazze, ma ho il telefono di dietro e non mi viene molto bene. Ok. Farò altri due petalini, anche perché comunque dico, poi ripeto, a vostro piacimento potete farla anche sull'intera tip. Vi ricordo sempre ragazze che se avete delle richieste di farmele, comunque io sarò lieta di aiutarvi. Cerco di non uscire fuori dalla camera. Polimerizzo e qui ragazze, e adesso stendiamo il nostro colore. Io sto usando un rosso, ma voi potete sempre utilizzare il colore che più vi piace o comunque il colore che si abbina magari con il resto delle altre unghiette. Tanto voi potete usare, si può usare qualsiasi colore.
scaricate il pennellino perché ci vuole un po' di prodotto, non in modo esagerato. E andiamo in lampada. Ecco qua ragazze, ho già anche sigillato la tip. Naturalmente considerate che di solito questa rosa va fatta su tutta l'unghia, o comunque magari due rose. Io ho fatto solamente alcuni petali proprio per spiegarvi e farvi vedere come realizzarla. Spero che questo video vi sia stato utile. Se avete domande, io sono sempre a vostra disposizione per qualsiasi cosa. E niente, ci vediamo e vi aspetto al prossimo video, ok? Ciao!